Benvenuti amici del canale Tony Spype in questo nuovo video dove parleremo di un metodo top per far tornare i nostri bocchini e banite più belli che da nuovi. Sigla. Ed eccoci dunque, da un po' che mettevo magari sulla scheda della community foto di bocchini tornati veramente come nuovi, tipo questo. Guardate che fa persino da specchio, vabbè anche la radica è ben lucidata, però guardate che roba. Ed era ossidato in una maniera atroce, come questo. Anche questo è tornato, guardate che roba, è diventato uno specchio. Neanche da nuovi erano così lucidi, ragazzi. Quindi mettetevi comodi, sedetevi. Non sarà un video corto, ma sarà pregno di contenuti. E quindi, dai, buona visione. Tutto è nato da una chiacchierata fatta nel nostro gruppo Telegram, Tony Spype, che ovviamente vi invito a dargli un'occhiata. C'è il link sempre sotto ogni video. E quindi, se volete, venite a dare un'occhiata al nostro gruppetto, no, di appassionati. E un giorno, chiacchierando del restauro del bocchino qua e là, esce fuori Mauro Cassarà, noto esperto, che lui ha detto così. Eravamo i giorni intorno verso fine marzo, inizio, quindi sarà detto tra me è un pesce d'aprile, no? E lui è uscito fuori dicendo: no, io i bocchini, no, ne banite, li pulisco con la soda caustica. E io sono rimasto un po' interdetto perché, cioè, non avendo comunque neanche le minime nozioni di chimica, ok, perché non l'ho studiata, per l'indirizzo delle superiori che ho fatto non era prevista. Mi sono trovato un po' spaesato e quindi ho detto: sta a vedere che si sta facendo il pesce d'aprile, ok? E in realtà, chiacchierando, no, lui si è messo lì molto seriamente a mandarci vocali dove spiegava in tutto e per tutti, in maniera molto dettagliata, il procedimento che adesso ovviamente andrò a illustrarvi. E quindi io ho detto: guarda, ti ringrazio per avermi dato questo metodo. Lui sostiene che è utilizzato da professionisti del settore, vabbè, non vi faccio nomi, ok? Però lui mi ha detto da chi è che fa questo e vi posso garantire che è un nome di alto livello, un restauratore specializzato nei bocchini, insomma. Chi è un po' nell'ambiente sa magari chi potrebbe essere. E quindi andiamo avanti, ragazzi. Allora, prima di tutto, cosa molto importante, prima di dirvi i dosaggi, come fare, come non fare. Prima cosa, la sicurezza. Prima di tutto, trattiamo un materiale come la soda caustica che può dare dei problemi, può danneggiarci la nostra pelle, può emettere dei gas nocivi, ok? Per il nostro apparato respiratorio e quindi occorre, ok, della dovuta cautela. Quindi, se volete fare questo metodo qua, dovete armarvi di DPI, dispositivi di protezione individuali. Quelli che ho utilizzato io sono guanti in lattice, comunque sempre meglio, quando si toccano queste sostanze non usare mai la pelle, ok? Quindi dei guanti in lattice. E poi è consigliato fortemente fare questa cosa qua all'aperto o in un locale molto areato, ok? Quindi magari ci sono due finestre che hanno un ricambio d'aria costante. E poi io. Lui ha detto che non serviva, tra virgolette, però io per mio scrupolo durante questa fase ho messo una mascherina FFP2, io ho messo la P3 addirittura, però tanto ce l'abbiamo in casa, magari ce n'è ammazzata anche qualcuna, possiamo riutilizzare in maniera un po' più creativa, ok? E quindi ho voluto fare così, io non ho accusato nessun problema a fare questa cosa qua. Procediamo. Allora, cosa ci serve? Prendo un barattolo in vetro, ecco la cosa più importante. Quindi ci vuole il vetro per fare queste cose, niente plastiche, cose varie, no, ci vuole il vetro.
Quindi un barattolo di vetro da 500-600 ml, 700 ml, quanto volete, acqua, soda caustica e bocchini da lavare. Si procede in questa maniera. Serve anche un legnetto, ok? Io di legnetti ne ho quanti ne voglio, voi andate in un boschetto, per poter mescolare bene la soluzione. Quindi cosa ho fatto? Mi raccomando, cosa molto importante, non con i bocchini metacrilato, perché quelli ve li rovina, Cioè, non buttate via la pipa. Solo ed esclusivamente con bocchini in ebanite, ok? Anche qua, voglio dirvi, io ho provato questo sistema, funziona alla grande, ma ha dei bocchini stupendi, ma ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità per danni o, diciamo così, incidenti che potrebbero avvenire su questo metodo. Quindi questo qua è un video solo a scopo divulgativo. Le proporzioni sono 400 ml di acqua, quindi poco meno di mezzo litro, e 4-5, io ne ho messi 5, cucchiaini non proprio da caffè, cucchiaini da tè, che non siano né cucchiai troppo grandi, né cucchiaini troppo piccoli, ho usato i cucchiaini da tè, non troppo grandi, ok? 5 cucchiaini disciolti in acqua, quindi io ho preso l'acqua, l'ho anche scaldata leggermente, quindi che raggiungesse quei 40 gradi, ho messo dentro la soda caustica, ho girato col legnetto, ok? Il legnetto l'ho tenuto perché ho messo dentro i bocchini, che erano sfidati in una maniera atroce. Li ho messi dentro, gli ho dato una girata. Un giro, ragazzi, sono passati tipo 30 secondi, l'acqua da essere cristallina è diventata praticamente nera. Ma è stata una cosa fulminea! Cioè, 30 secondi, pam! Acqua scurissima. Potete vederlo in questo istante. Questa foto qua è stata scattata pochissimi secondi dopo, proprio perché sono rimasto così, wow, ma cavolo, in 30 secondi una cosa del genere. Poi ovviamente il barattolo in vetro, appoggiatelo non in qualcosa di plastica, perché ovviamente la soda caustica scalda, ok? Quindi emana del calore durante queste 3-4 ore in cui si farà il bagno a quei, ai nostri bocchini, quindi magari io l'ho messo su un marmo. Quindi per evitare di fare qualunque danno, ecco, bisogna stare sempre attenti quando si fanno queste cose. Quindi usate DPI, ok, che vi ho elencato prima. E queste piccole accortezze non avrete problemi. Dopo 3-4 ore forse meglio, si trova davanti un'acqua nera da far paura, ok? Io avevo fatto il lavaggio per 3 bocchini e quindi cosa ho fatto? Ho preso su un bocchino alla volta dalla soluzione con i guanti, ok? Mi raccomando, guanti in lattice, ve l'ho già detto, ok? E ho cominciato, ok, a grattarli, ok? Con una carta da 600, ok? Però per questo processo qua vi faccio vedere un video che ho realizzato. Puliti tutti i nostri bocchini, come ho detto, prima con la carta da 800 e poi con giusto per non dargli una sgrossata la carta 800, poi il lavoro
più fine va fatto con la carta da 1000, ok? Quindi come avete potuto vedere nel video c'è stato il cambio di carta, la parte più esterna è stata rimossa con la carta 800, siamo andati sul fine con la carta 1000, tutte cose che trovate nei negozi di bricolage, comunque niente di particolare. Una volta eseguito il lavaggio, io ho voluto aggiungere qualcosa di mio, ok? Per dare proprio quella lucentezza, come avete potuto vedere, quasi specchiati. Avevo della pasta abrasiva che mi aveva regalato il buon Mario Pascucci, perché volevo già fare qualcosa del genere. Ho detto, ma Mario, l'ultima volta che forse mi ha spedito una pipa, ho detto, avresti un pezzettino di pasta abrasiva? Ma certo, me l'ha mandata, non l'avevo mai usata, adesso l'ho usata. Come potete vedere, adesso andrò tramite un mini trapano, un tipo Dremel, ok? Ho comprato quello della Lidl, costa poco, va bene, mi trovo bene, per uso bistico ne avete fin d'avanzo, e con un dischetto in cotone e la pasta abrasiva, adesso andiamo a vedere come si lucida per bene il bocchino e poi, ultimo step, faremo il passaggio in cera di carnauba. Ok ragazzi, a questo punto ci troveremo il bocchino pulito con la soda caustica, che ragazzi, dire che è perfetto, mamma mia. Se penso alle ore che ho passato a grattare l'ecosistema che avevo prima, mi viene male, passavo le ore. Io ho un bocchino uguale a questo della Basso Ken. Ci ho messo 2 ore buone, 1 ora e mezza a grattarlo via. E qua con 5 minuti è venuto così ed era ridotto, poi vedrete le foto, in una maniera pessima. Ma ora vedete, questo bocchino è nero, ma è leggermente, non è un bel nero, non è il nero come questo. Lui era uguale a questo, ma ora è così, tolti i pelucchi del disco lucidante, proviamo a, perché guardate che roba, a differenza. Questi sono i veri metodi professionali, ok? Adesso faremo sì che questo diventi lucido come questo. Allora, io qua ho una pasta lucidante, io credo che Bollito ce l'abbia. Questa qua me l'ha regalata Pascucci, è professionale e devo dire che si vede anche dal risultato che è professionale, ok? Però io credo che qualunque pasta abrasiva per questo utilizzo, non guardate altre cose, per questi utilizzi faccia più che bene il suo lavoro. Poi questo disco qua andrà con la pasta abrasiva, quest'altro disco qua con la cera di carnauba, ok? Andiamo a vedere come utilizzarlo. Ovviamente vi serve, non dico che dovete avere il Dremel della Parkside, anche se Dremel è solo la marca, ok, che ha reso noto questo utensile, ma questo qua direi che è molto consigliato averlo. Diversamente non saprei come agire senza di questo. Se lo trovate ancora, l'ho pagato una cavolata con tutti i suoi attrezzi, non so, 18 euro, 19 euro, e fa egregiamente il suo lavoro. Io lo metterò velocità 4, andiamo a accenderlo, farà un po' di rumore. Allora, andiamo a prelevare un po' di pasta. Vedete, guardate come si colora. Ah, ecco, e poi anche da questa parte così. Andiamo a prendere e andiamo. Guardate la differenza tra qua e qua. Ragazzi, in diretta, questo qua andremo a metterlo in questa maniera. Andiamo a fare qua la parte del bocchino, anche la parte. Adesso, oh, si nota la differenza, è che c'è qualche pelucco che è da noia, Vedete che ce n'è un po' più pochina? Oh, guardate come si è colorata in un attimo.
con un po' di pazienza. Adesso andrò poi a ripassare leggermente, devo togliere qualche strisciata così. Vedete che è rimasta, però. Ma come la prima? Che ve ne pare? Ecco, potete vedere, da solo la pulizia con la soda al passaggio con la pasta abrasiva, anche lì è stato un cambio mica da poco, mica da ridere. E adesso andiamo anche a vedere come viene dopo, ovviamente, il lettering e il passaggio con la cera di carnauba. Mi raccomando, ok, i dischetti che usate per la pasta abrasiva, per la cera di carnauba, non devono essere gli stessi. Quindi usate due dischi differenti. Io, per non sbagliarmi, sotto questi dischetti con un pennarello nero ho scritto A per abrasivo e C per cera. Quindi non li posso confondere, anche perché durano queste cose qua, non è che li butti via ogni volta. E quindi adesso andiamo a vedere, dopo il lettering, perché ci ho fatto il lettering sopra, come viene questo bocchino Batsho Ken, l'ultima ceratura. Quindi proprio come è proprio diventato in questa maniera. Cioè, ragazzi, io ve lo faccio ancora vedere. Riflette la luce. È pazzesco. Pazzesco. Poi anche lei l'ho lucidata molto bene. Andiamo a vedere più da vicino. Perfetto. Fatto il lettering, una volta soddisfatto del risultato finale, si può procedere a cerare il bocchino, sempre utilizzando... Questa volta io andrò a mettere a 4 la velocità. Andiamo a accendere. Andiamo a prelevare un pochino di cera. Ecco, vedete? Un po' anche i bordi. Così. E andiamo. Vedete, a volte si formano, vedete, degli residui di cera, ok? Quindi devi andare a stendere bene la cera col dischetto. Magari provando anche ad aumentare leggermente la velocità. Ci andiamo a passare con uno strofinaccio. Come potete ben notare, adesso ci sarà ancora un po' di cera da togliere, con sempre uno strofinaccio si toglie sfregando, ma il bocchino è tornato nuovo. Qua c'è solo, diciamo così, il residuo di cera, ma con uno straccetto si toglie via. Forse un po' meno cera, però guardate che effetto, ragazzi. Cioè, è nuovo, Guardate che roba. Mi raccomando, l'ossidatura non fatela mai sul perno, perché si rischia che poi diventi troppo liscio, troppo lucido, che in poche parole non fa più attrito, ok? Non fa più la giusta tensione, che okay? Scivola troppo sul foro in radica del cannello e quindi subentra un altro problema. Però, ragazzi, vi posso dire che sono più che soddisfatto. Ottimo. Andiamo alle conclusioni. Ecco, ragazzi, abbiamo visto tutti questi step. Spero che questo video sia stato davvero di vostro interesse. Mi raccomando, se questi video vi piacciono, se i miei contenuti vi piacciono, cosa molto importante, a voi non costa niente, per me è tantissimo, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, campanella su tutte le notifiche, cosa molto importante. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici, alla prossima!